torneranno a suonare in cattedrale i Rondo Siciliano in occasione del concerto di sabato 7 gennaio 2017 a partire dalle ore 20:30. Il gruppo nasce nel 2011. Uniti dalla passione per la musica, Fabio Palmeri, oboista, Michele Caruana, violinista, Jessica Laverde, soprano, e Raul Perna, pianista, propongono musica appartenente al repertorio classico, rivista però in chiave moderna. I Rondo Siciliano hanno già realizzato il loro primo disco e sono adesso al lavoro per ultimare il nuovo album. E siamo musicisti di estrazione classica, continuiamo a fare musica classica, ma abbiamo il pallino della musica moderna e quindi abbiamo un attimino, ci siamo permessi di stravolgere un attimino i repertori dei grandi musicisti per rivolgerli a un'utenza un po' più ampia. E questo, devo dire, ci sta portando tanto divertimento, tra virgolette, ma anche un attimino un po' di successo, perché ci siamo resi conto che per la terza o quarta volta mi sa che stiamo riproponendo il concerto, detto proprio il concerto, a Caltanissetta. E dico il concerto perché ci teniamo, il nostro capoluogo di provincia, e la maggior parte delle persone che ci seguono sono di Caltanissetta. Tra sabato sentirete in maniera, in chiave molto, molto diversa, ho proposto in maniera diversa i nostri brani che abbiamo riarrangiato, quindi brani prettamente classici ma in chiave moderna, quindi Vivaldi, Morricone in chiave moderna. Saremo accompagnati da un'orchestra sia giovanile che comunque di professionisti, da un coro dalla Don Milani, la Corale Don Milani, diretta dal maestro Rosario Randazzo. In tutto possiamo dire di essere quasi un 80-100 elementi, quando siamo praticamente tutti al completo, un bello staff. E che dire, tanto lavoro, tanta passione, tante prove e tanto impegno. La musica per noi rappresenta tutto, rappresenta l'aria che respiriamo, non possiamo farne a meno completamente. Noi respiriamo musica dalla mattina alla sera e questo ci permette di superare tanti ostacoli, che sono magari l'ostacolo della stanchezza a volte, però la musica ci gratifica ogni giorno e questa è la cosa più bella. E cerchiamo di trasmettere la nostra passione naturalmente a tutti coloro che vengono ai nostri concerti, tutti coloro che ci ascoltano, ai nostri allievi, perché siamo tutti insegnanti, quindi ogni giorno è bellissimo trasmettere questa nostra passione ai nostri allievi.